Premier Meloni, e vi facciamo però vedere le immagini che ci arrivano in diretta da Lampedusa, dove è arrivato il ministro dell'Interno Piantedosi. Lampedusa, dove andremo tra poco, ecco, lo vedete, la telecamera riesce a avvicinarsi. È arrivato a Lampedusa giustamente il ministro dell'Interno perché sono giornate difficilissime per l'isola siciliana, con l'hotspot che dovrebbe contenere 400 persone, invece ne ospita più di 2.000, ci sono stati 19 sbarchi solo nella notte. Dunque, se dovesse poi parlare Piantedosi, ve lo faremo ascoltare in diretta, e poi tra poco andremo proprio dalla nostra inviata Elisa Dossico. Dunque, chiedo alla regia di avvisarmi se per caso Piantedosi dovesse parlare. Agnese Pini, appunto, volevo. Attenzione, vediamo, restiamo su Piantedosi perché potrebbe parlare. Venite. Ecco, sì, siamo. Ministro Piantedosi, intanto il piano per Lampedusa, di cui si era parlato nelle scorse settimane, e a che punto siamo? Qui c'è un'emergenza. Non è solo un piano per Lampedusa, è un piano per una gestione più ordinata di quello che vedete che parte da Lampedusa. Ci stiamo lavorando, noi confidiamo che già a breve, nei prossimi giorni, riusciamo appunto ad assicurare una gestione più ordinata di tutto questo. Ma nel presupposto che l'obiettivo del governo è quello di portare a compimento quanto prima quello che si sta facendo anche in ambito internazionale, perché ovviamente trovino limitazione alle partenze e tutto questo non si verifica, almeno non nelle dimensioni come viene visto qui. Ecco, su questo ci sono le richieste dall'Europa di Weber soltanto, di un accordo con la Tunisia, di un piano per limitare gli sbarchi. Tajani ha detto sì, facciamo questo piano, Said probabilmente chiederà dei finanziamenti per questo. A che punto siamo? Beh, questo se ne sta occupando il Ministro degli Esteri, come ho detto, che si occupa di queste dinamiche. Io a breve avrò i contatti anche con il mio omologo, ce li ho già telefonicamente, ma ci vedremo di persona, quindi sono processi che stiamo portando avanti con convinzione, con fermezza. Nello stesso tempo però, ecco, dobbiamo lavorare su due piani perché l'arrivo, la fase acuta degli sbarchi non ci consente di perdere tempo, e quindi abbiamo questo doppio binario. Lavoriamo per una soluzione di lungo periodo che, come dicevo, non può non incrociare quelle che sono queste iniziative in ambito internazionale, ma nello stesso tempo lavoriamo, soprattutto sono qui per questo, incontrerò il sindaco, sono qui col commissario per lavorare a realizzare al più presto gli effetti di questo piano per una gestione più ordinata. Ministro, si teme un aumento degli sbarchi dopo la crisi del Sudan? Beh, è un dato che è temuto. I sudanesi sono già una nazionalità che registra delle presenze attraverso questi sbarchi. Chiedevamo proprio questo anche agli esperti, insomma, i tecnici che sono dentro. È uno degli eventi temuti, vedremo anche questo. Pianificherà qualcosa il governo a riguardo? Perché? Pianificherà qualcosa il governo Ma per. sai, i sudanesi, insomma, se determineranno un incremento degli arrivi per quanto riguarda quella nazionalità, non fa differenza per noi, la tratteremo insieme a tutti gli altri, quindi ecco. Il piano prevede due navi per portare via i migranti, basteranno con questi flussi? Il piano prevede una gestione più ordinata, che è complessiva, non si riduce solo alle navi, non si riduce solo, che chiaramente, come dice lei, potrebbe non bastare, quindi dovrà essere un piano più complessivo, chiaramente richiede dei giorni, ci stiamo lavorando sull'utilizzo di navi per svuotare progressivamente, già stiamo facendo qualche cosa, ripeto, ci avviciniamo progressivamente, insomma, ad una gestione più ordinata. Da ministro dell'Interno, diciamo 3.000 migranti in 3 giorni, in questi giorni, una crisi così forse sull'hotspot non si era vista nemmeno a Pasqua, per proporzioni, per Ma più in quantità. generale, noi stiamo vivendo una fase epocale, insomma, della crisi migratoria, quindi della crisi, insomma, di tutto ciò che c'è dietro a queste crisi migratorie. Quindi la grande sfida è proprio di riuscire ad affrontare una fase che è definibile come epocale. One question for German television, please, to hear there's enough support by the European Union and especially by Germany. Allora, abbiamo sentito le parole del ministro Supporto dell'Unione Piantedosi, Europea e della Germania. ovviamente parole di grande preoccupazione, dice Piantedosi, insomma, lavoriamo per avere una gestione più ordinata dei flussi migratori, ovviamente dobbiamo farlo anche in ambito internazionale. Sappiamo che a giugno ci sarà un Consiglio europeo che farà il punto proprio sul piano europeo con cui deve essere affrontato questo fenomeno.